medicina difensiva è, diciamo, una postura della medicina più moderna che in qualche modo è la conseguenza di una mutazione dei rapporti di potere nell'ambito di una relazione di cura. Insomma, da sempre la relazione, per esempio, tra paziente e medico è caratterizzata da una asimmetria notevole. Anche nella letteratura, insomma, è chiaro questo fenomeno. Insomma, mi vengono in mente la morte di Ivan Illich di Tolstoj, mi viene in mente Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, nei quali è descritto in maniera bellissima, in maniera meravigliosa, l'atteggiamento di supina sottomissione che il paziente ha nei confronti del medico, ma direi anche nelle Memorie di Adriano di Margaret Yourcenar. E di fronte al medico anche il re, no? Si diceva, cessa di essere un re. E questa cosa ha caratterizzato la relazione di cura, diremmo, appunto, insomma, per secoli. Ultimamente, con quella velocità di cui parlavamo prima, che conferisce ai processi delle caratteristiche molto particolari, direi quasi di ingovernabilità, si assiste a una sorta di ribaltamento dei ruoli, per cui molti medici vivono la relazione di cura in molte situazioni, insomma, si vive la relazione di cura con un atteggiamento di tipo difensivo. E cosa vuol dire? Vuol dire che è ormai abbastanza normale che il paziente o il parente del paziente, per esempio in un caso di bad practice o di esito, insomma, infausto di un intervento medico, faccia valere le sue ragioni chiedendo conto di quello che è successo, e questo sia in maniera preventiva che in maniera successiva. Che cosa è successo fondamentalmente? È successo un fenomeno molto interessante, è successo che in qualche modo questa è la conseguenza di una sorta di delirio di onnipotenza delle biomedicine occidentali, che con le loro ipertecnologie hanno creduto veramente di poter governare la vita in tutte le sue manifestazioni, e hanno in qualche modo promesso l'impossibile, in una sorta di vero e proprio delirio di onnipotenza che ha caratterizzato le biomedicine occidentali e che in qualche modo caratterizza tuttora. È successo che questo, come diceva 40 anni fa Ivan Illich, questa si è rivelata una controproduttività intrinseca, cioè a un certo punto si è ritorto contro. Innanzitutto non era vero quello che era stato promesso, nel senso che non è vero che la medicina moderna ha sconfitto chissà che cosa, ma soprattutto, al di là di questo, la controproduttività, cioè l'effetto boomerang, è che questo atteggiamento delle biomedicine occidentali ha amplificato in maniera esasperata le aspettative della platea di utenti, che quindi a un certo punto hanno cominciato a pretendere dalla medicina quello che probabilmente, verosimilmente, non era lecito aspettarsi. Questo ha fatto sì che si sia passati, come dire, da un atteggiamento di, come dire, attesa di salute a un atteggiamento di pretesa di salute. E ovviamente insieme a questo c'è anche un altro processo, che è quello di maggiore e, diciamo, benvenuta consapevolezza dei propri diritti da parte della cittadinanza in generale. Ecco, questo mix di cose fa sì che oggi la medicina difensiva sia un atteggiamento di cura molto diffuso, che ha delle ricadute pesantissime sul sistema sanitario, per esempio. C'è una ricerca dell'Ordine dei Medici del Lazio di pochi anni fa che dimostra che l'atteggiamento di medicina difensiva, che è attuato da una percentuale altissima di medici, incide sui costi della sanità pubblica in maniera spaventosa. Basti pensare, per esempio, che il problema delle liste d'attesa nei servizi pubblici è in buona parte dovuto alla medicina difensiva. L'atteggiamento è: per non saper leggere e scrivere, io intanto chiedo degli accertamenti. E arriva un cittadino al pronto soccorso, il medico del pronto soccorso
visti i protocolli ordinari, le linee guida ordinarie, potrebbe ritenere che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, però per medicina difensiva preferisce chiedere un consulto al neurologo, al neurochirurgo, il quale fa un consulto, secondo le linee guida principali potrebbe ritenere non esserci problemi, e però per non saper leggere e scrivere, per evitare denuncia, poi di questo si tratta successivamente, chiede di fare un attacco e via di seguito. Questo aumenta in maniera esponenziale le liste d'attesa e incide sui costi della sanità in una misura che questa ricerca dell'Ordine dei Medici del Lazio ha stabilito essere per il solo sistema di pronto soccorso e di medicina di emergenza del Lazio pari al 50%. Cioè, se non ci fosse la medicina di difesa, la medicina difensiva, i costi della medicina d'urgenza nel solo Lazio sarebbero, diciamo, inferiori del 50%.